Il cervello umano, 100 miliardi di neuroni ed un numero incalcolabile di connessioni. La gestione della memoria è sicuramente una delle funzioni più importanti per il nostro cervello. La memoria, ovvero quella capacità di codificare, conservare e rievocare informazioni sotto forma di ricordi. Ma esistono dei disturbi che possono compromettere tali funzioni in modo più o meno grave. Oggi vedremo 5 disturbi della memoria che forse non conoscerai. Prima di cominciare, ricorda di iscriverti ed attivare le notifiche per non perdere i prossimi video del canale. Numero 5. Amnesia anterograda. L'amnesia anterograda è un disturbo caratterizzato dall'incapacità di memorizzare tutti quegli avvenimenti successivi ad un grave danno cerebrale. Questa forma di perdita di memoria non compromette infatti ciò che è stato immagazzinato in passato, dato che chi ne soffre è in grado di ricordare con lucidità le informazioni che già facevano parte del patrimonio amnesico. Proprio come avveniva nel film 50 volte il primo bacio, dove la protagonista Drew Barrymore perdeva la capacità di immagazzinare nuovi ricordi a seguito di un grave incidente stradale. In sostanza, ogni volta che si addormentava, dimenticava tutto quello che aveva vissuto il giorno precedente. Le mie dita sono extra puzzolenti oggi, se ti interessa una annusata. Senta, pervertito, è il caso che lei se ne vada. Io a lei non l'ho mai vista. Lucy è una persona molto particolare, ha avuto un terribile incidente d'auto. Non registra nessuna nuova informazione. È come una lavagna che si cancella ogni notte mentre lei dorme. Che gli sarà successo, poverino? È solo un super coglione. Alcuni casi di amnesia anterograda sono temporanei, mentre altri risultano cronici. Infatti, i sintomi del disturbo possono migliorare o peggiorare nel tempo. Io sono Henry Roth. Ci siamo conosciuti qui a Lucky Lau Café circa un anno dopo il tuo incidente. E tu mi piaci e io piaccio a te il più delle volte. Ma perché non t'ho conosciuto un giorno prima dell'incidente? Niente, batte il primo bacio. Scordarella, con la bocca tanto bella che dà solo primi baci. Questo tipo di amnesia è un vero e proprio motivo di invalidità, andando ad influire gravemente sulla vita di una persona. Ad esempio, alla minima distrazione, il soggetto può dimenticare tutta la conversazione che stava sostenendo. È ora che tu conosca Tom 10 secondi. L'Istituto Callahan è la miglior clinica neurotraumatologica del bacino del Pacifico. Siamo finanziati da un filantropo dell'Ohio, T.B. Callahan, il magnate delle componenti automobilistiche. E ora, signore e signori, vorrei presentarvi il nostro caso clinico più importante. Tom. Ciao, sono Tom. Henry. Marlin. Doug. Lucy. Ciao. Oh, carini quegli infradito. Dove li hai presi? Ti piacciono? È una storia interessante. Ero alla North Carolina. Ciao, sono Tom. Henry. Salve. Marlin. Tom ha perso parte del cervello in un incidente di caccia. La sua memoria dura solo 10 secondi. Ho avuto un incidente. Ma è terribile. Non ci pensare, te ne scorderai completamente in 3 secondi. Scordarmi? Insomma, che è successo? Mi hanno sparato al cervello. Ciao, sono Tom. Ciao, sono Lucy. Ciao. Ciao, Doug. Ciao. Marlin. Ehi, Tom, ti posso dire un segreto? Oh, certo. Non sei un po' cresciuto per sognare e bagnarti? È piaciuto a tutti. Ciao, sono Tom. Guarda che ti gonfia, Tom. Sta zitto. Numero 4. Paramnesia. La paramnesia è un fenomeno illusivo della memoria per cui accade di ritenere già vista una scena a cui si assiste invece per la prima volta e di credere già conosciuta una persona che in realtà non si è mai incontrata. La paramnesia è un disturbo comune in tutte le persone. Infatti, si stima che il 60% della popolazione abbia avuto almeno una volta nella vita un'esperienza di questo tipo. Déjà vu vi dice nulla? Esatto, è proprio quello di cui stiamo parlando adesso. La paramnesia non è altro che un déjà vu,
che secondo alcuni scienziati si verifica quando il cervello riconosce in una scena una somiglianza con qualcosa di già sperimentato, ma non riesce a rievocare correttamente l'episodio in questione. Questo disturbo si manifesta più frequentemente nelle persone nevrotiche. Mentre in quelle che hanno una certa tendenza al misticismo, il fenomeno può ingenerare la convinzione che la vita presente non sia che la ripetizione di un'esistenza già vissuta in precedenza. Numero 3. Amnesia retrograda. L'amnesia retrograda è un disturbo caratterizzato dalla incapacità di ricordare gli avvenimenti o le informazioni acquisite prima di un evento patologico. È la classica perdita di memoria post-trauma. Il vuoto di memoria può estendersi nel passato per un periodo che varia da alcuni anni fino all'intera vita, senza però precludere la capacità di ricordare e gestire con lucidità tutto ciò che avviene in seguito all'evento che ha causato il disturbo. La patologia può insorgere in conseguenza ad una lesione cerebrale traumatica oppure ad un evento acuto come un'ischemia cerebrale, un infarto, la privazione di ossigeno o un attacco epilettico. Meno comunemente, l'amnesia retrograda può essere causata anche da uno shock, un disturbo emotivo, un'intossicazione da alcol o da farmaci. Un caso molto famoso di una persona che soffre di amnesia retrograda è quello di Benjamin Kyle. L'uomo venne trovato una mattina in mezzo ad una strada nudo e privo di sensi. Quando riprese conoscenza, aveva perso completamente la memoria, non riuscendo a ricordare come fosse finito in quelle condizioni. Pensate che per ritrovare l'identità dell'uomo ci vollero 10 anni. Numero 2. Disnomia. La disnomia è un disturbo del linguaggio. Si tratta dell'incapacità di una persona di ricordare le parole, anche se comuni e di uso quotidiano. Sarà capitato anche a voi durante una conversazione di non riuscire proprio a ricordare il nome di quell'oggetto o di quella persona, anche se ce l'avete sulla punta della lingua. Se episodi del genere capitassero più frequentemente, si potrebbe pensare di essere affetti da questo disturbo, che può interessare sia i termini complicati, ma anche le parole di uso comune e persino i nomi di chi ci sta intorno. In età scolare, il disturbo è particolarmente evidente quando si è sottoposti a stress, come può capitare durante l'interrogazione, dove nonostante le ore di studio nei giorni precedenti, non si riesce a trovare le parole corrette per esprimere i concetti che si hanno ben chiari in testa. Guarire completamente dalla disnomia non è possibile, perché il cervello avrà sempre difficoltà nel ricordare i nomi. Tuttavia, attraverso la terapia comportamentale e tutta una serie di esercizi specifici per la disnomia, è però possibile imparare a gestirla ed a superare le difficoltà nel linguaggio. Numero 1. Sindrome ipertimesica. Ci sono persone che non riescono a ricordare nulla ed altre che invece non dimenticano mai niente. Nel mondo in pochissimi sono affetti da questa condizione rara, si stima che siano massimo un centinaio di individui. Le persone affette da ipertimesia in particolare possiedono una memoria autobiografica superiore, essendo in grado di ricostruire all'istante e con precisione pazzesca quasi ogni giorno della propria esistenza, ma anche eventi non necessariamente personali che li hanno in qualche modo colpiti o interessati. Purtroppo però l'ipertimesico non ha la stessa capacità di memorizzare informazioni volontariamente, non portando quindi vantaggi durante gli studi e rendendo gli ipertimesici studenti nella media. Inoltre questa supermemoria può avere controindicazioni, soprattutto quando dal passato continuano a tornare in mente episodi spiacevoli o dolorosi, come una brutta figura oppure la perdita di una persona cara. Per questo la sindrome sembra avere un effetto dannoso sulle capacità cognitive, portando chi ne è affetto a perdersi nei troppi ricordi, manifestando difficoltà a partecipare alla vita quotidiana. Allora, conoscevate questi disturbi della memoria? Quale vi ha colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie della visione.